A viso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A viso scoperto, l'informazione senza veli. Oggi è una puntata molto importante, però prima di presentarvi i miei ospiti una brevissima introduzione. In riferimento all'intervista che ho fatto con Ornella Mariani Forni, c'è stato un video, me l'hanno segnalato, io non l'ho visto, ve lo dico, ho guardato 10 secondi, mi sono stufato, di Lillo Massimiliano Musso, l'avvocato arrabbiato, mi hanno detto, me l'ha detto di tutti i colori. Allora, io semplicemente non ho nulla da dire, faccio il mio lavoro e do informazioni. Quando la dottoressa Mariani è stata qui in trasmissione abbiamo parlato bene di Forza del Popolo, quando la dottoressa Mariani è venuta qui in trasmissione ed ha detto che diventava presidente di Forza del Popolo non mi sembra di aver ricevuto nessuna notizia, nessun ringraziamento, certo non ce n'era bisogno. E allora uno si prende le cose belle e si prende anche le cose brutte, perché nel dovere di un giornalista c'è sia quello di dare le notizie belle e quello anche di criticare, ecco, perché c'è il diritto di parola, di espressione, libertà di stampa e c'è anche il diritto di critica. Quindi nel momento in cui il signor Musso scrive un articolo, l'avvocato Musso scrive un articolo contro quella che prima, che ha voluto come presidente, poi di colpo diventa, insomma, gli dice di tutti i colori, tra l'altro qualche accusa anche abbastanza grave, mi sembra anche doveroso fare intervenire la signora Mariani e farle rispondere nel merito, perché le accuse, ripeto, erano abbastanza pesanti. Poi, detto questo, se ne faccia una ragione, perché c'è il diritto di critica, ecco. E certo io non mi abbasso al livello del web di queste cose qui, non ci penso proprio. Faccio il mio lavoro e cerco di farlo sempre con la massima trasparenza ed onestà. Niente, direi insomma questo è quanto, adesso andiamo oltre e passiamo a questa puntata che è importantissima. Vi presento subito i miei graditissimi ospiti che sono la dottoressa Erminia Maria Ferrari, medico e presidente del CLN. Buonasera, benvenuta. Ciao Matteo e bentrovati a tutti. E una buonasera e un benvenuto anche al professor Davide Tutino. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Allora, la prima domanda io la faccio al professore. Come sta? Mangia adesso, sì? Ha ripreso a mangiare tutto? Perché mi ero un po' preoccupato. Mi sto riprendendo e secondo i medici ci vorranno, per l'aspetto semplicemente di benessere, un paio di settimane, ma per l'aspetto invece della ripresa totale probabilmente qualche mese, perché se n'è andata tutta la massa magra, diciamo, perché c'era solo massa magra e quindi ecco. Con lo sciopero della fame se n'è andata quella. Ecco, un piccolo incidente, ma sono ancora qui. Eccoci. Non si preoccupi, ma anche io, che insomma non sono, anch'io se facessi uno sciopero della fame, a parte io morirei prima, non ce la farei mai, ma lungo come il suo penso che perderei anche le ossa, non solo la massa magra, insomma, io poi non ho neanche i capelli da perdere, quindi sarebbe veramente un disastro, e comunque complimenti. Erano rimasti solo quelli, sì, ecco, a noi tutti di essere, per essere in lotta insieme e soprattutto per essere insieme. Che non è poco in questo periodo, anche per quelle cose di cui parleremo tra poco, perché subito anche coloro che si sono impegnati in questa lotta sono stati oggetti di attacchi, di infiltrati, di infamie da parte di chi probabilmente risponde alle logiche della NATO e di chi si oppone al referendum, insomma. Ecco, assolutamente. Allora io leggo il comunicato urgente del 18 luglio 2023 che ho immediatamente condiviso, che dice: questa mattina un gruppetto interno al Comitato di Liberazione Nazionale fondato dal professor Mattei ha scelto di offendere una data particolarmente simbolica per tutti i movimenti di resistenza in questo paese, ovvero la consegna delle firme in Cassazione per il referendum sulla pace e sulla salute. Questo piccolo gruppo di vigliacchi ha diffuso un documento non firmato con cui proclama una nuova presidente, laddove il Consiglio aveva previsto regolari elezioni presidenziali per lunedì prossimo 24 luglio. Questi traditori della verità e del diritto si sono intestati molti dei mezzi di comunicazione del CLN, per cui invitiamo tutto il popolo della resistenza a riunirsi nella nuova pagina
e chat Telegram. Ecco qui. Resistenza CLN attraverso il legittimo Comitato di Liberazione Nazionale comunicherà con la cittadinanza. Qui ed ora rinasce il CLN liberandosi di quei felloni che, obbedendo allo Stato profondo, hanno voluto punire chi ha attaccato il regime e l'apparato militare industrial farmaceutico che intende asservire l'umanità. Liberiamo il paese, liberiamo l'umanità, viva il referendum, viva il CLN, il Consiglio dei Coordinatori e la Presidente del CLN, dottoressa Erminia Maria Ferrari. Dottoressa, le hanno fatto un'imboscata anche a lei? Ma io sinceramente credo invece un'altra cosa. Stiamo assistendo, infatti ha iniziato questa trasmissione raccontando questo, insomma, quello che è accaduto in merito a questa intervista che hai fatto ad Ornella Mariani e la reazione che c'è stata appunto da parte di Musso. Io credo che stiamo proprio assistendo, praticamente in quasi tutto, i gruppi che si sono costituiti in questi 3 anni per in qualche modo fare fronte di opposizione a leggi, non solo leggi, imposizioni liberticide a tutti i livelli, utilizzando il corpo fra l'altro come strumento di ricatto, insomma tutti quanti ci siamo in qualche modo uniti per salvaguardare innanzitutto la sacralità appunto del corpo, per cui tante iniziative sono state fatte proprio con questo tipo di significato, per proteggere le persone laddove non si avevano abbastanza conoscenze su quello che si stava delineando sia da un punto di vista biologico e quindi relativo all'infezione da SARS-CoV-2, sia per quanto riguarda quelli che sono stati i presidi che sono stati proposti diciamo lotta unica per affrontare il problema, e ci riferiamo a questi vaccini, ok? Li metto tra virgolette, visto che comunque, come avevo detto l'altra volta, la definizione di vaccino è stata cambiata dopo il 12 agosto del 2021, non rientro su questo argomento. Io lo chiamo sempre farmaco sperimentale. Esatto, quindi io credo che noi stiamo assistendo da tutte le parti a manifestazioni di questo genere che a mio parere hanno... ha un significato positivo. In che senso? Probabilmente non tutti si sono avvicinati alla lotta di resistenza con quel senso di integrità civica legato veramente al voler riportare ma da molto tempo, comunque in qualche modo proporre una nuova modalità per vivere la politica, per vivere come cittadini, per sentirsi coinvolti nella storia del proprio paese. Questo è un momento, secondo me, in cui c'è una grandissima occasione. Quindi, probabilmente si sta manifestando tutta quella parte di questo dissenso che invece probabilmente è ancora troppo invischiato in meccanismi che si portano da questa modalità di bugia, corruzione, poca trasparenza, collusione, infiltrazione. Quindi ecco, diciamo, chiamiamole così tutte queste cose. E quindi secondo me è un momento molto positivo. Quindi io credo che non è che è stata fatta a me un'imboscata, semplicemente io mi trovo a vivere un processo, secondo me, che ci voleva, cioè, perché allora abbiamo sempre detto che quello che deve emergere è la verità. E probabilmente la verità sta emergendo, perché la stiamo chiamando. Ci sono delle persone che con la loro energia di trasparenza, di integrità e di senso di cooperazione, di solidarietà, la stanno realmente invocando. Cioè quelle persone che in questi 3 anni stanno appunto guardando a come una grande opportunità per un nuovo paradigma, un nuovo mondo, un nuovo modo di vivere insieme, una riscoperta dell'umanità, un rinascimento, un risorgimento, una resistenza. Cioè noi ci troviamo in un momento storico talmente importante dove secondo me queste cose è normale che emergano. Quindi io, ecco, forse ho risposto in maniera troppo lunga, però il concetto era molto, insomma, complicato da esprimere.
anche se semplicissimo in verità. Allora, abbiamo ancora 2 minuti. Professor Tutino, il suo punto di vista, se non abbiamo abbastanza tempo, ci fermiamo, poi riprendiamo dopo la pubblicità. Prego. Ma guarda, la modalità in cui l'ha espressa Erminia è molto preziosa, cioè abbiamo chiesto verità in questi anni, sta uscendo fuori anche la verità che era nascosta all'interno di coloro che si opponevano all'interno del cosiddetto mondo del dissenso. Anche lì c'era molta parte di questa umanità che non agiva e non agisce per solidarietà e per lottare con gli altri, ma per senso egoico e anche per interessi personali. Ecco qui che abbiamo visto che le persone possono essere corrotte o comprate e possono vendersi. Quello che è accaduto è importante dirlo perché tu prima hai detto adesso ci sono nuovi mezzi di comunicazione del CLN e in particolare la chat nazionale.